E quello che torno a ribattere e che forse sarà il mio rimorso postumo, il mio riconoscimento postumo, è il riconoscimento che non abbiamo mai dato alla gente di Valdescura. Quando la signora disse fu una commemorazione, noi non volemmo fare una commemorazione, volevamo fare una festa e un riconoscimento per le donne, perché gli uomini erano tutti morti. Noi vivemmo e noi fummo anche in un certo senso i più organizzati, perché i servizi logistici, e cioè i partigiani come noi, era tutta la gente di Valdescura. Se non c'era la gente di Valdescura, quel gruppo non sarebbe mai esistito. Sì, sarebbe esistito in maniera così meno organizzata, diciamo, perché Patrizio, da vecchio padre, da vecchio patriarca, quando noi andavamo via, la sera o il giorno dopo che tornavamo, ricontava tutti e da lontano, dove Pasqualino, dov'è? Ah, si è fermato a Castelguelfo, ah, e tornava in casa. Cioè lui controllava tutto, sapeva tutto. Senza di loro noi non ne saremmo niente, o avremmo faticato molto di più, avremmo sofferto molto di più, perché il pane lì non c'è mai mancato. Chi faceva il pane c'era, chi ci raccoglieva, chi si raccomodava i calzoni c'era, chi ci tagliava i calzoni, ci metteva le toppe c'era, ed erano le donne di Valdescura. La popolazione di un gruppo che prendeva parte, che faceva la parte integrante con noi. Noi non sono stati riconosciuti come partigiani combattenti, perché quando arrivarono la divisione Gheriche che bruciarono Montebello, le donne di Valdescura, la Mirka, la Sedia, quelle ragazze, i tedeschi ancora non erano arrivati alle Corgnole, che loro erano già lassù a smorzare il fuoco, sennò Montebello non c'era più. Non hanno ricevuto un riconoscimento ufficiale, questo la colpa è la nostra, non hanno ricevuto le medaglie, i diplomi, niente, né il rimborso spese, perché a un certo momento il grano gli abbiamo mangiato tutto noi, tutto quel che c'avevano gli abbiamo mangiato tutto noi. A un certo momento Patrizio, quando finì il suo grano, andò in giro a fare la questua senza dire niente a nessuno, senza dire niente a nessuno, ci andava lui. Era il padre famiglia che bisognava mantenere qui. E questo deve risaltare fuori, più che la nostra lotta, più che il nostro contributo alla resistenza, il contributo più grosso per me l'hanno data loro. Per dirvi come la popolazione della zona era partecipe di quello che noi facevamo, perché uno dei nostri compiti era proprio questo qui, era quello di impedire questi rifornimenti che dovevano andare a mantenere le forze nostre avversarie, mentre invece serviva a noi non solamente per mantenere noi sui nostri posti, ma serviva a noi anche da distribuire praticamente, se non ci fosse stata la popolazione della grande zona libera di Pietralunga, non ci sarebbe stata nemmeno la brigata. Proprio questo, non ci sarebbe stata, perché nel momento in cui ci siamo trovati soli per il tradimento del Paciotti, se noi non avessimo avuto chi ci avesse saputo indicare i posti dove poterci rifugiare, i posti dove poter andare a rintracciare quelli che si erano naturalmente allontanati per il pericolo dell'arresto, noi non avremmo più saputo dove metterci le mani. Invece, piano piano, con l'aiuto di questa popolazione, che in un primo tempo ci ha affiancato con questa loro opera di aiuto e di asilo, in un secondo tempo con un'opera proprio materiale di aiuto, come nel caso del sequestro del grano, nel caso del sequestro anche delle uova qui di Pietralunga e nel caso delle coperte del Pianello. In un secondo tempo molta di questa gente, moltissimi devo dire, vennero su ad ingrossare le nostre file, e molti non li potemmo accogliere per il semplice fatto che non avevamo armi per armare tutti. Altrimenti io penso che noi, se avessimo avuto i mezzi sufficienti, avremmo potuto armare in quel momento migliaia e migliaia di uomini e anche donne e anche ragazzi della grande zona libera di Pietralunga. Questi sono stati i rapporti fra noi partigiani, fra il comando partigiano. Sarebbe stata la resistenza senza i contadini? Ma la resistenza senza i contadini in Umbria non avrebbe avuto alcun significato.
I contadini sono la resistenza in Umbria. Se la città ha portato nella resistenza l'innesco iniziale, l'ideologia, la tecnica e anche certe forme di organizzazione e di lotta, certamente l'anima, il supporto, la materia prima della resistenza è il mondo contadino umbro. Senza di questo non ci sarebbe stata resistenza in Umbria. Ricordo per esempio che nella zona, oltre che essere stato in casa del compagno Mancini, quella bellissima stanzetta su in cima ad Agello, da dove si vede uno stupendo panorama, e in fondo alla valle c'erano tutti questi contadini. Io mi ricordo appunto molti episodi, non solo uno. Prima ci riunivamo in casa di Alberto insieme per discutere le riunioni che dovevamo fare. Poi naturalmente la sera si andava giù in valle, si stabiliva in casa dei vari contadini la riunione che venivano da tutta la zona. E in più io mi ricordo che sono stato ospitato da molti contadini della località, sia dei contadini della pianura d'Agello, sia anche sopra Montebuono, in cima. Io mi ricordo che una notte sono stato in una casa di questo contadino, non aveva il posto per dormire, io dormì nella stalla con le mucche, e comunque era per me una grande cosa, cioè mi ospitavo con tutti i rischi, naturalmente, perché sia io, sia Mancini, sia Tava, sia Primo, che naturalmente è stato fucilato, eravamo tutti ricercati e certamente i contadini sarebbero stati fucilati. Tant'è vero che ricordo l'episodio che nel marzo del 44, mi pare, dopo il bando fascista di andare a militare con la RSI, i contadini, ecco l'appoggio dei contadini e l'importanza dei contadini, venivano su nella zona di dove operavamo, a Sorniano, e ci portavano i figli consegnandoli a noi, cioè ecco la fiducia che avevano di noi. Ci consegnavano i figli dicendo, ecco i nostri figli combattono con voi, e noi a dire, ma non abbiamo sufficiente armamento, non abbiamo un sufficiente approvvigionamento, eccetera. Nonostante questo non interessava i contadini, l'importante è che stavano con noi, non con i fascisti. Cioè avevano capito bene che il fascismo bisognava abbatterlo, e naturalmente col fascismo bisognava abbatterlo proprio loro, che noi eravamo l'unica speranza in quel momento per la risoluzione anche del loro problema. Quindi praticamente ecco, le formazioni erano formate in prevalenza da contadini partigiani. La massa delle donne contadine e nella città naturalmente partecipavano con i partigiani alla resistenza. E ti posso citare l'episodio, per esempio, della zona di Sorniano. La mattina del rastrellamento, dopo il rastrellamento, alcune donne contadine di Pomonte, una particolare, furono prese e messe al muro perché volevano sapere i nostri nomi, e loro naturalmente non li sapevano, sapevano solo i nomi di battaglia, però hanno partecipato in tutto il periodo ad aiutarci. Per me la donna in Umbria ha avuto un grande significato nella resistenza, proprio perché le condizioni della donna voi conoscete come erano, sia della donna della città sia della donna della campagna. Quindi la sua partecipazione è stata importante, è stata decisiva, direi. Non è che è stato un elemento frenante, ma anzi ha partecipato attivamente con gli uomini alla lotta contro i tedeschi e contro i fascisti. Cioè queste donne, secondo me, sono partigiane e resistenti proprio perché non solo non hanno impedito ai propri figli di venire con noi a combattere, a lottare, sapendo che morivano. Cioè non c'è stata un frenare. Naturalmente, ma c'è stata una spinta, addirittura un incitamento, una solidarietà verso il compagno che naturalmente andava a combattere. Io mi ricordo che i partigiani venivano a Colemaggio e partivano insieme con loro donne, uomini, mi ricordo che andavano, c'era un molino a olio a Canalicchio, me lo ricordo bene, che prendevano l'olio che stava ammassato di lì. E dopo lo distribuivano a chi 20, a chi 30 kg, a chi 10, adesso io del preciso mi ricordo, ma so che lo davano un po' da tutte, insomma. E del grano uguale, penso che stava a Castelleone, mi pare, almeno così, insomma, che... E c'era sto grano ammassato di lì e dopo l'hanno distribuito un po' da tutte, insomma. Io ricordo che la davano, la roba, l'aiutavano la gente, no? Che la portavano via.
Oddio, qualche cosa dovevano mangiare anche loro, che c'entra, però non è che mi ricordo che portavano lì la roba dalle case, insomma. Subito dopo l'8 settembre, molti prigionieri che erano chiusi in campi di concentramento, qui vicino, per esempio a Colfiorito, per esempio in altre zone della provincia come Citerna, vicino, fuggirono, scapparono, perché si sfasciò tutto e scapparono. Parecchi erano slavi. Altri però erano inglesi, americani, gente la più diversa. Scapparono e dove si rifugiarono? Sulle montagne. E lì voi pensate, abbiamo contadini che li hanno mantenuti per mesi e mesi a rischio della vita. Li hanno mantenuti fino alla liberazione. Li hanno dato da mangiare, da dormire. Li hanno mantenuti fino alla liberazione. Questo per dire lo spirito così che c'era allora. E c'era, io credo che questa sia una delle cose più belle, delle tradizioni più belle dei contadini, quello di dare sempre ospitalità, di dare comunque ospitalità. Quindi per loro era un dovere, e questo dovere spesso era fatto anche nella speranza che i loro figli, che in quel momento erano sparsi per il mondo, chi era in Russia, chi era prigioniero in India, chi era prigioniero in America, perché questa era stata la fine dell'esercito italiano, nella speranza che anche i loro figli venissero aiutati nello stesso modo.